Lunghissime code da metà pomeriggio fino a sera si sono create lungo la statale 34 del Lago Maggiore tra Fondotoce e Pallanza in entrambe le direzioni. Automobilisti bloccati sotto il sole che hanno impiegato quasi un'ora per uscire dalla coda. Secondo quanto ci riferisce l'assessore alla viabilità Giovanni Alba, da noi interpellato dopo le numerose segnalazioni giunte alla nostra redazione, si è trattato di un intervento di asfaltatura in corrispondenza del canneto di Fondotoce, dove inizia il cantiere per la ciclabile su una Fondotoce. Un intervento sporadico, spiega Alba, che è iniziato e terminato con il pomeriggio di oggi. Non è andata meglio a chi, per evitare l'ingorgo sulla statale, ha deciso di passare dalla provinciale di Bieno. Anche in questo caso ci è stato riferito di cantieri ancora aperti e di forti rallentamenti per il traffico. Insomma, un pomeriggio da dimenticare in questa fine di agosto, con ancora moltissimi turisti che si muovono lungo le nostre strade.